cosa si nasconde dietro lo specchio. Perché io alzo la mano destra e lui alza la mano sinistra? Ci sono i comuni che ragazzi difficili. Parte prima. Come ti chiami? Paolo. Che mestiere fai? Io sono le rotaie ai cinesi. Ed è un mestiere difficile. Cazzo se lo è. Ma questo mestiere ti ha aiutato a uscire dalla strada, vero? Rispondi alla mia domanda. Non tocchiamo certi tasti. Com'è stata la tua infanzia e la tua adolescenza? Ah. Dai, supera i traumi. Supera i traumi e diccelo. Io vivevo nello sgabuzzino che mi cibava con i diplomi. Ragazzi difficili, parte seconda. Ma lei perché è così? Perché super rapido. E che cosa hai avuto, piccolino? Messo dentro la lavatrice. E perché? Sono tutto sporco. E perché tu sei sporcato, piccolino? Perché stavo giocando con i cristalli. E come hai fatto a sporcarti? Perché ho svuotato il Perù. E dove l'ho svuotato? Un bacio. Ma ce l'hai la fidanzata? Ne ho almeno 3 1/4. 3 1/4? Ne ho, sì. Ho trovato un parecchino di negozio dentro la strada e 3 1/4. Vuoi salutare qualcuno? Saluto il mio secondo. Dottor, non sperare. Dici a me? Sì, dico a te. Dimmi. Posso farti una domanda? Certamente. Ti piace l'uomo strapazzato? Fa tua fedama. Senti, posso fare una domanda? Certo. Ma hai mai dato il culo per un esame? No, assolutamente. Ah, è budello. Ragazzi. Dimmi, giovane. Ma tu usi i preservativi? Sì, sono costretto a usare il preservativo perché la mia ragazza ce l'ha si filmo. Ho capito. Guarda come si è ridotto l'abbonamento. Guarda come si è ridotto quest'uomo. Che ci fa a noi la un grosso bocchino, un grosso bocchino, evviva, ci fa i bocchini.
e bocchini con l'ingoglio. Perché una zozza, una zozzone, una rotta in culo, sì. Ci fai i bocchini con l'ingoglio. Evviva.